Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è il diario di viaggio on the road. Quanti ricordi! Quanta acqua è passata sotto i ponti, anche un tantinello inquietante guardandola così. Probabilmente qualcuno di voi l'ha vista in originale e molti hanno notato che fa parte della sigla. Sì, quella era la prima puntata di Diario di Viaggio on the road. E oggi che siamo arrivati alla 53esima ho pensato di cominciare così, perché non solo volevo ricordare la prima puntata, ma appunto la prima puntata ha avuto un seguito di altre 51 puntate, quindi sono diventate 52, questa è la 53esima, infatti. Ora, quando ho cominciato mi sono posto la condizione di realizzare un vlog alla settimana, quindi ho realizzato le prime 52 settimane di vlog. E sì, 52 settimane sono un anno. Oggi è il primo compleanno di Diario di Viaggio on the road. Auguri, Diario di Viaggio on the road! Auguri! Complimenti e... palloncini! Che sì, è stata la prima scenetta che ho girato al di fuori della mia macchina per questo vlog. È la prima di alcune curiosità che voglio raccontarvi. Cominciamo anzitutto sicuramente da qual è stato il vlog più visto sino ad oggi. Stamattina, guardando le statistiche, mi risulta essere la puntata numero 31, l'addio a Memi, a questo social network italiano che è stato una grande rampa di lancio per me per guardare in maniera differente i social, anche un po' per cominciare questo vlog. E quello meno guardato, invece, che quindi rappresenta un po' forse l'argomento sbagliato, e comunque è un buon punto di partenza per dire «ok, possiamo migliorare», è un vlog che ho pubblicato poche settimane fa, la puntata numero 49, «Edifici cadenti e progetti abbandonati». Stamattina aveva solo, credo, 28 o 29 visualizzazioni. Tra l'altro è il video meno guardato sul mio canale in assoluto, secondo le statistiche. Cioè, dopo di quello ci sono un paio di video privati che ho guardato solo io, e quindi... Comunque ho capito che un argomento diventa interessante non solo quando fa un certo numero di visualizzazioni, ma anche quando cominciano a comparire i «non mi piace». Per esempio un vlog in cui ho parlato di UFO ha recuperato, credo, un 2 «non mi piace», perché è ovvio che qualcuno ha cercato su YouTube l'argomento UFO e, dato che non ha trovato un video di un complottista, di qualcuno che parlava di teoria del nuovo ordine mondiale, «ah no, non è il solito complottista, no, no, non mi piace». Quindi so che questa è una cosa che colpisce, per cui sì, uno dice «beh, un non mi piace dovrebbe farti capire che hai fatto qualcosa di sbagliato», invece no, in questo caso mi fa capire che ho fatto qualcosa di giusto e che probabilmente dovrò trattare ancora argomenti che hanno recuperato qualche «non mi piace». E comunque concludo velocemente questo vlog con qualche notizia molto importante per me. Innanzitutto quella logistica. Sabato 21 febbraio, dato che sarò a Milano per fare una serie di cose, sabato 21 febbraio sarò a Milano al Fit Tour. Vado a seguire il Fit Tour come spettatore, vado a vedere Dell'Imello, Roberto Bonetti e Boban Pesov. Se sarete lì come spettatori, ci vediamo sabato 21 al Torakiki Café a Milano. Quindi questo ci tenevo a dirlo, perché ho trovato uno degli ultimi biglietti, perché dovevo fare delle cose a Milano che mi hanno detto all'ultimo momento, quando dovevo essere su, quindi ho detto «caspita, ci finisce in mezzo il Fit Tour, va bene, pigliamo il biglietto». La seconda notizia è quella, secondo me, più importante, perché il compleanno di questo vlog sarebbe ufficialmente il 19 febbraio. Io ho cominciato a registrare il 19 febbraio 2014, quindi questo giovedì 19 febbraio darò inizio a un nuovo format sul mio canale. Ora, come qualcuno di voi sicuramente saprà, io faccio il tecnico informatico, e facendo il lavoro di tecnico informatico ho dovuto veramente sbattere la testa con i clienti ed i problemi indubbiamente più strani. Internet è piena di racconti di tecnici informatici, di libri su tecnici informatici che hanno veramente questo rapporto di amore e odio con i clienti, e io ho pensato di raccogliere le mie esperienze e portarle al gradino successivo, parlando dei miei clienti, della mia vita da tecnico, in questo nuovo format, che sarà intitolato appunto «Vita da tecnico». A partire da giovedì 19 febbraio, tutti i giovedì, troverete su questo canale il nuovo format «Vita da tecnico», in cui racconterò le mie esperienze più strane, le mie avventure più particolari, e non solo.
Per cui, se sono riuscito a incuriosirvi, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, è gratuito e riceverete una notifica ogni volta che pubblico una nuova puntata o di Diario di Viaggio on the road o di Vita da Tecnico. Infine vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e condividerlo sui social network. Ragazzi, io ho concluso, per cui noi ci vediamo giovedì con la prima puntata di Vita da Tecnico, oppure domenica con la prossima puntata di Diario di Viaggio on the road. Grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!